Consigliere Cente, oggi ha presentato un'interrogazione in regione per il ripristino del servizio di elisoccorso per quanto riguarda lo Spezzino e la zona del Levante. Sì, l'ho presentata perché diversi medici mi hanno messo, diciamo, all'attenzione questo problema, aggravato ulteriormente dal fatto che, la situazione delle autostrade è quella che è in questi mesi, direi in questi anni. Non si riesce ad arrivare, a Genova, in tempi ragionevoli e inoltre le uniche basi di elicotteri che abbiamo in Regione Liguria sono una Albenga e una a Genova. Quindi ho chiesto di salvaguardare in questo senso la provincia della Spezia. La risposta dell'assessore Scajola, che rispondeva a nome del presidente Toti, è quella che mi manderà una relazione dettagliata per spiegare quali sono, diciamo, gli intendimenti della Giunta, ma soprattutto mi ha detto che in casi emergenziali assoluti, come quelli che si sono verificati una decina di giorni fa su quel bambino che cadde dalla finestra all'Eri, ci sono previste interazioni con la Toscana, cioè con la regione limitrofa. Io ho ribadito che questa è una delle tante testimonianze di come la sanità spezzina sia in grave difficoltà. Stamattina in consiglio regionale abbiamo parlato molto di carenza di personale, di infermieri, di medici, eccetera. Del Felettino parliamo continuamente. Ho messo l'accento questa volta su questa pecca ulteriore della nostra sanità. Ecco, proprio sulla questione del Felettino ci sono novità? No, ultimamente non ve ne sono. Attendiamo le novità da Roma. Comunque, diciamo, noi rimaniamo contrari a questa idea del prestito al privato che poi la ASL 5 dovrebbe restituire in 25 anni a più di 10 milioni l'anno. Attendiamo chiarimenti, ma noi, come al solito, ribadiamo la nostra posizione per una sanità interamente pubblica e per un ospedale del Felettino interamente pubblico, che gli spezzini aspettano da troppo tempo. Vediamo le novità da Roma e vediamo poi quale sarà l'atteggiamento di Regione Liguria.